Buongiorno ragazzi! Assurdo, c'è qualcosa da dire? Che tristezza, che tristezza. In realtà raga, buonasera. E se sto con gli occhiali da sole perché ho perso i miei occhiali da vista. Perso i suoi occhiali, diciamo. E io l'ho persi veramente. Poi ragazzi, nei commenti, chi è che ha gli occhiali da vista in inverno con gli occhiali da sole integrati come secondo paio di occhiali? Cioè non lo so, se ci sono così tante persone. In realtà me li so comprati d'estate, poi sono arrivata all'inverno, che vuol dire? Ma io non capisco con che coraggio, piuttosto stai senza, cioè. Io mi credo abbastanza. Ok, neanche la mia ragazza mi vede sexy, quindi intanto non è forte. Seriamente, se qualcuno che fa il compleanno qua, allora se fate il compleanno io mi giustifico perché vi ho rotto il timpano. Così ci vuole concentrazione per fare una cosa di così tanto elevato livello di difficoltà. Ok. Tanti auguri a te. Oh, non male, bravissimo. Ok, no, l'hai rovinato. Auguri. No, non ti avvicinare al mio becco. Allora ragazzi, ho chiesto a Giulia di cucinare e guarda com'è finita. Ma cosa stai facendo? Hai ordinato, non hai neanche deciso di cucinare. Almeno hai ordinato anche per me. Cosa? Cosa? È buono come ho cucinato. Questo? Ma non c'è niente! Ma non c'è niente! Lo stai a mangiare a te! Cioè te mi hai lasciato come se io fossi l'immondizia, ma hai lasciato il tuo hamburger mezzo mangiato. Raga, io e Giulia stiamo mangiando, però stiamo litigando perché io vorrei vedermi qualcosa su Netflix, ma anche lei vorrebbe vedere la sua cosa. Che quale sarebbe la tua cosa? Non ho capito. Guided to meditation. Che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma posso mangiare mentre mi guardo Guide to Meditation? A few moments later. L'ho convinto. Sono lunghi o corti? Profondi o brevi? Eccoci qua. Stavi per parlare, ti ho rubato la scena. Volevi, Ok, mi stai dicendo. Adesso reagiremo a una compilation che ha messo lui, in cui io dirò delle cose molto borderline in realtà. Che vuoi dire delle cose molto borderline? Allora, io sto facendo un test alla mia signorina qui, perché sto facendo vedere dei bei ragazzi. Ok, cosa ne pensi? Lui sta ballando anche molto bene. Come balla? A me fa ridere. Allora, io sono il king del cringe, ma questo è davvero. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Se io facessi questo su di te, mi beccherei la denuncia. Visto, non so neanche se questo è legale. Se viene qualcuno di così tanto enorme davanti a noi e dice mettiti con me, sennò ammazzo di botte il tuo ragazzo subito. Immagino uno entri in una stanza, vedi uno con un telefono d'addosso davanti e fa così. Ora andremo in un posto molto buono. Vestiti da due barboni. L'hai visto una barbona con la Dior? L'ha rubato, sì. E ovviamente prima di partire lei doveva truccare. Ci stiamo facendo ritardo. Lei ha paura di ammazzare i miei cani. Anch'io sinceramente, perché non è proprio la più forte a guidare. Dai. Oh, non sono i cani. Oh. Ah! Hai preso il cane. Si sta alle 30 preoccupando per suo fratello. Sei un mostro. Ma vai indietro! È vivo, raga. Ah, ma che stai a fare? Oh, mettiti la cintura sulla mia mano. Tanto ragazzi, preghiamo per questa povera persona che dovrà vedere. Lei ha un botto paura in questo momento. Ragione. Fermati. Mi sento potente. E io sento come se sto per morire. Perché devi lottare su questa stradina? Sta andando tipo Schumacher su questa strada. Io letteralmente no. Questo povero gatto che è letteralmente ha visto Giulia guidare è scappato via. Lei è felice sicuramente. No, che sbagliamo. Ok, abbiamo un rosso ragazzi, quindi finalmente io posso stare un attimo. No, volevo stare un attimo tranquillo. Perché? No, ti prego, no. Ho mal di testa. Te hai mal di testa, non io. A parole tue, Ok ragazzi, dopo che ha preso 7 macchine è riuscito a parcheggiare, quindi ma siamo. Ma perché devi far così? Ma non ce ne saranno manco 7. Infatti, pensa come ha fatto.
Amore, sai che ora è? Sai che ora è? Sai che ora è? Aiutatemi ragazzi, per favore, vi prego. Ora di fare un prank. Che prank? Adesso chiamo mio papà e gli dico che mi hai messo incinta. No, ti prego. No, sì. Per fortuna poi si fa in chiamata, perché sennò mi ammazza di botte. Lui è enorme. Sì, non so chi di voi ha visto il padre di Giulia, ma è letteralmente la cosa. È così. Ha lanciato il telefono. Non è colpa mia, il telefono non funziona. Si è spento. Cos'eri? Cos'eri? La stella? Lettina. La stella Lettina, senti questa. Perché? Dimmi perché. Perché fai ste cose? Non tutte le cose, è una spiegazione. Ok ragazzi, per proteggere la mia salute mentale mi ha lanciato una ciabatta. Mi ha lanciato la seconda ciabatta. Ovviamente sono due. Non sarò io in chiamata, registrerò solamente. Perché sennò penso o mi prendo diverse minacce o diversi insulti, non credi? Io voglio capire perché la tua porta si è rotta. Storia molto lunga, storia molto lunga. E perché anche l'altra porta è rotta? Stai chiedendo troppe domande, ok? Sarebbe bellissimo, ragazzi. Ok, ragazzi, Giulia ora chiamerà il padre in realtà con il mio telefono. Ciao! Pronto? Ciao! Papà, ho una notiziona per te. Ah, c'è anche la mamma, bene, bene. Che notiziona? È una cosa importante. Ho avuto problemi durante il processo naturale dell'accoppiamento e forse avremo una mini Giulia. No, vabbè, ma no, se no non sarei così felice. Ma guarda che io sono molto felice, eh. Sai che cosa vuol dire? Che tu sarai nonno. Anche tu sarai nonna, hai capito? Ti lascerò il figlio. Mi sono dissociato un attimo da questa conversazione perché pensavo fosse meglio averla in privato tra voi tre. Allora, inizialmente non lo volevo, però è stata una cosa poi intenzionale. Ok, questo è morto. Mamma, ho trovato il papà perfetto, io voglio diventare mamma. No, mio piccolo. E quindi? E qui, cioè, ci sono le mamme di 16 anni, secondo te io non potrei farlo. Ma che precauzione, lo volevo io, cioè, oh! La stai fa fiamme. Così. Hai totalmente ragione, non so che... Sì, ma io ci tengo a voi, quindi non assolutamente... Ok, secondo me è meglio se ti passo a Giulia. Dai, ti prego, no, dire la verità, ti prego, dire la verità. Adesso stai un po' esagerando, non è giusto. Che cosa, papà? Un attimo. Ma che cosa, papà? Giulia? Dai, dire la verità, ti prego, dire la verità, non dire, ti prego. Allora, non è vero. Ma anche se fosse, scusami, tu faresti così. Attacca, non cioè, ha attaccato lui. Ok. Allora, ragazzi, io penso che ci vediamo nel prossimo video. Perché questo è diventato veramente un po'. È finito molto male. Quindi, noi dobbiamo subito risolvere questo problema. Non hai nulla da dire, non hai nulla da aggiungere. Sei solo in silenzio. Aggiungo che ho delle idee pessime. Non capisco perché io voglio continuare a fare prank. Suggeritemi un prossimo prank. Ok, suggerite il prossimo prank. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciate like, commentate. E non lo so, fate uno screenshot del piede di Giulia. E ci vediamo nel prossimo video.